Allora, oggi eravamo partiti cioè ero partito per venire a girare a bordi. Era un bel gruppo, c'era Olly Troia della UAE che oggi si è unito a noi sugli sterrati. Cristian Trivella, un ragazzo di Pigna che conosce un po' i sentieri della zona, si era proposto, vedendo gli altri video, di accompagnarmi a vedere un po' cosa c'è qua intorno. E quindi gentilmente sì, mi accompagnava e ho portato altri due suoi amici, quindi era un bel gruppetto. E il casino è che stamattina non ho sentito la sveglia, cioè né io né Alessandro, quindi la colpa è 50-50. Ci siamo svegliati tipo mezz'ora prima di dover partire per portare i bimbi a scuola, caricare tutto sulla macchina, e poi sarei venuto dritto a bordighiera. Di solito faccio così. Quindi niente, sveglia full gas, da mangiare i bimbi, da mangiare io, roba nello zainetto, bici sul pick up, andiamo. Bimbi a scuola, ovviamente in ritardo, cioè un po' borderline, però giusto così. It's going down, I'm yelling timber, you better move, you better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Sono le 8:30, bimbi lasciate all'asilo e via, andiamo a bordighera a girare. Sono arrivato qua, mi sono cambiato alla veloce e come apro lo zainetto, ho dimenticato la maglietta da bici. E fosse stata estata tanto quanto andava, però a dicembre, minchia che casino. Non avevo la maglietta e ho dimenticato i paninetti per mangiare in bici, però quella lì tanto quanto l'ho aggiustata. C'era una Spar qua sopra, sono andato a comprare delle barrette Kellogg's, buonissime. E niente, per la maglietta sono andato così. Avevo una t-shirt che in teoria adesso mi serviva per andare a fare la spesa, però ho fatto 4 ore in mountain in t-shirt e smanicato sopra. Che tra l'altro non va neanche male, sinceramente. È brutta da vedere, ma non è. Si fa tutto. Il casino è che non hai le tasche dietro e di conseguenza non sai dove mettere telefono, da mangiare. La telecamerina che volevo portare a fare un po' di video in discesa, abbiamo trovato dei sentieri bellissimi da fare con le bici da cross country senza ucciderci. E tra l'altro sul Col di Rodi c'era la Trek che provava le nuove sospensioni con bici da DH e da enduro, quindi fossi stato da solo chiedevo a loro, mi sarei buttato in qualche posto
non ha adatto le mie capacità e mi sarei tornato a casa con nuove croste. Invece oggi nessuna caduta, nessuna bucatura per tutti e cinque, e quindi giornata ottima. Il casino che dicevo di andare in giro con la t-shirt è che non hai le tasche dietro, quindi non, il posto avevo uno smanicato di questi qua in nylon leggero con un taschino piccolissimo, laterale dove ho messo le chiavi della macchina, e poi ho imparato una lezione enorme oggi. Questo, nastro nero. Se uscite in mountain, portatevi sempre, tenete del nastro nero in macchina, portatevelo nello zaino, portatevi dietro il nastro nero. Ho scocciato delle barrette a tutto il telaio, sono partito che ero imbarazzante, avevo tipo, cos'è, 4-5 barrette sul tubo orizzontale con un gel, una sotto il manubrio, e non volevo portarmi tutto quel cibo, ma il pacchetto alla Spar era da boh, 8 barrette, ho portato tutto quello che c'era. E poi ho fatto un po' di donazioni ai compagni durante il percorso. Comunque, nastro nero. Ho attaccato il cibo alla bici, il telefono con i soldi e tutto me l'ha tenuto in tasca Olli, quindi grazie. Se no, avevo già pensato di scocciare la custodia del telefono al secondo portaborraccia e avrei salvato la giornata in quel modo. Meno male non l'ho messo perché c'era fango, quindi avrei fatto un po' di disastri, però questo qua, d'ora in poi, ne comprerò non so quanti, li metterò ovunque. Adesso mi cambio e a fare la spesa. Ciao. Ah, tra l'altro, oggi l'idea non era di fare un video così, volevo mettere su un video un po' più di meccanica, quindi farvi vedere come smontare una leva SRAM, che io ho avuto un piccolo inconveniente, ho dovuto smontarla e non ho trovato un video che spiegasse come tirare giù la leva. Ecco, ci sono tanti video che fanno vedere più o meno, ma non spiegano bene, quindi avevo intenzione di mettere quello, però poi ripensandoci. A chi gliene frega come si smonta una leva SRAM? Devi smontarla, la porti al meccanico, avete ragione. E comunque, se vi interessasse, fatemelo sapere. Ci metto un attimo a farlo e farvi vedere come funziona. E anche perché ho scaricato tutti i documenti SRAM, le guide tecniche, e ho cercato lì come farlo, però ci ho sminato un sacco di tempo. Ci fosse stato un video magari su YouTube, avrei perso meno tempo e magari anche come fare gli spurghi e i freni senza il kit SRAM, che ho tribulato un po', però ho trovato una tattica che funziona. Ciao, fatemi sapere nei commenti e al massimo vi ricarico.